Per lo spalino.com, ai microfoni il mister del Ravenna Leonardo Rossi, questa sconfitta complica la salvezza del suo Ravenna? Ma guarda, noi sapevamo che la partita decisiva sarebbe quella di domenica prossima. Domenica prossima c'è un crocevia importante, Ravenna per Gocrema e su Tirol Pavia. Abbiamo ancora 2 punti, 3 con lo scontro diretto a nostro favore. Siamo sereni per potercela giocare tranquillamente domenica prossima in casa da noi. Si aspettava una SPAL così offensiva che cercasse una vittoria, oppure, viste le ultime prestazioni della squadra e venendola anche lei allo stadio più volte a vedere la SPAL, si aspettava una partita diversa? Ma io penso che la SPAL ha fatto la sua partita, onesta partita, come è giusto che sia, e anzi complimenti per questo tipo di atteggiamento. Però penso che nel primo tempo si sia visto un buon Ravenna, e se il gol del 2-0 non fosse stato concesso alla SPAL un rigore, cioè se fosse stato concesso come è stato concesso alle mie spalle, la gente rideva, mi scappa da ridere anche a me, mi sembra eccessivo o sbaglio? Quindi lei sta recriminando per il rigore dato nel secondo tempo sul giocatore? Quello ha determinato l'esito finale della partita. Probabilmente avremmo perso lo stesso, per carità, però un rigore di quel genere in una partita così delicata penso che sia stato devastante dal punto di vista nervoso, perché mi ha distrutto una squadra, anche perché era veramente inventato. Nella tribuna abbiamo visto e parlato con i giornalisti della Ravenna che il vostro problema è fate tanto gioco, però manca la parte di concretizzare davanti. Come potrà fare Ravenna in queste ultime 2 partite? Ma no, io penso che è un discorso generale. In questo momento stiamo realizzando forse meno di quello che creiamo, di quello che proponiamo. Però non ci dobbiamo allarmare, dobbiamo pensare che il gol tornerà tranquillamente a far parte di noi. Grazie Leonardo Rossi.